che Harry ha anche un legame molto forte con l'Italia. Io scherzo sempre dicendogli che fra un po' prenderà la nazionalità, è più in Italia lui che io ormai. E è la prima volta che però viene per un convegno, per parlare a un convegno, è la prima volta a Marsala. Quindi io glielo chiederei che cosa ne pensa di Marsala fino adesso, no? Vediamo se... What do you think of Marsala so far? That's not good when he started to end. So the experience is obviously I'm a lot into good food and good wine, so Marsala is not a bad place to be. Eh? Dice amo molto il buon cibo e buon vino, quindi Marsala non è proprio il peggior posto in cui stare. E sì, quindi in verità veniamo poi da un'esperienza di ottimo cibo e ottimo vino ieri, quindi ecco perché tutto oggi è cominciato un pochino più tardi. Ok, Henry, for people that don't know you, okay, because you did so many things and you've been in the industry for 3 decades now. Let me do the short version. Okay. Okay. So I the guys in the back who are the young generation. My story starts when I was at hotel school. Mm-hmm. That was in Switzerland. Jacopi comes from the. Andrea, excuse me, and Sophie. So. After doing the hotel school, I never worked in a hotel. I did always my stage, my internship in a hotel. Mm-hmm. And but after finishing the school, after graduation, I started working in technology. Quindi hai iniziato in hospitality school in Svizzera come Andrea e Sophie che sono qui e ha cominciato il suo internship, il suo stage in un hotel. E poi si è mosso verso il campo della tecnologia, che come vedete con l'ospitale di tecnologia sono due campi che vanno molto molto a braccetto. So before I continue talking about the short version of my journey, the thing I would like to say to the students in the back, hello hello guys, hello hello. So we were talking this morning about technology, and I think if you are looking to make a career in hospitality at a hotel school, there are lots of opportunities to build and develop a career in technology for hotels. Questo è un ottimo suggerimento per voi che state ancora a scuola, e se siete interessati al mondo dell'hospitality, ci sono tantissime occasioni per fare carriera, e carriere, parliamo anche carriere molto, molto meglio pagate dell'hospitality, nel mondo della tecnologia applicata all'hospitality. Like an example, Andrea started working for Booking.com after Lausanne. Sophie started working for a famous PMS called Fidelio at the time. Some people might know Fidelio. So that's I think that's an important message to the young generation, is that technology is and will be changing the hotel industry going forward. And always did. Exactly, and we saw the presentation earlier today with let's say the staffless hotel or the automated hotel, the semi-automated hotel, but the future is in how technology will enable hospitality. Il futuro è come la tecnologia riuscirà a far funzionare l'ospitality, e questo è un suggerimento che vi do anch'io, cioè io, sebbene con il lo distingo, io ho iniziato a lavorare in hotel, anche se io non lo volevo fare perché volevo fare il professore di filosofia, quindi in verità poi sono entrato dentro questo mondo folle e poi mi sono spostato nella consulenza della tecnologia, e pure essendo arrivato poi a essere general manager, quindi immaginate, era un buon lavoro, ma comunque che logora quello dell'ospitality, quindi tecnologia applicata all'ospitality è un carriera interessante. So Henry, you've been around for quite a few years now, and you've seen cycle and hypes with technology, right? It always like that, the internet, blockchain, Web3, metaverse, artificial intelligence. Do you see some patterns? Well, everything goes in waves. Mm-hmm. So when we go back to the early days of internet, we saw the rising of the first version of Booking.com. I was talking to Andre earlier today. In the first days of Booking.com, every hotelier was so happy about Booking.com.
everybody wanted to be connected because there was demand coming from booking.com and there were commissions to be paid. And it was way lower. Eh? It was way lower. Way lower, yes. Io ho fatto una domanda, visto che sono diversi anni che è nel settore, se ha visto dei cicli o dei pattern nella tecnologia. Sta parlando della prima ondata del web applicato all'ospitality e quindi i primi giorni di booking.com, dove Andrea ha lavorato per tanti anni, e spiegava come all'inizio effettivamente gli hotel erano assolutamente contenti di essere su booking.com perché portava domanda, quindi un tempo diverso. And if we look where we are today with booking.com, booking.com is a public company in the US. It started as a small startup in Amsterdam, and now it is a public company with a market cap of I think 140 billion US dollar. Questo è un ottimo esempio per tutti i ragazzi che stanno là, cioè abbiamo avuto tutti la vostra età. E che età hanno gli studenti dietro più o meno? Cioè che scuola fate? State al liceo? Al liceo 4 anni. Ok. 17 anni, ok. 17 years, you remember that? You remember that time? quello che sta dicendo è che Booking.com, per chi non lo sapesse, era una piccola startup di Amsterdam, Booking.nl. At the very bookings. Bookings.nl. Yeah. Oggi è un'azienda veramente nata in un garage, questo non dovrei dirtelo, ma la leggenda narra che il fondatore abbia copiato il codice di Hilton in una notte e abbia creato booking.com, no? Quindi è un hacker sostanzialmente. Oggi questa piccola startup vale 140 miliardi di dollari, okay? Quindi non è proprio un cattivo investimento. And the market valuation of the biggest hotel group is Marriott. How much do you think Marriott is market cap? Probably a tenth. No, it's half of it. Half of it? Yes. Il market cap, la valutazione di Marriott, che è il più grande gruppo alberghiero del mondo, è metà di quella di Booking.com. Che la dice lunga. So I think the rise with crazy costs, you know. Exactly. They do all the heavy lifting and the difficult work. Sure. Yes. But let's say, I think that Booking.com was the absolute game changer that happened for the hotel industry in the last 25 years. And it's here now, it's here to stay, and they own basically most of the availability in the industry. They own the demand, they own the consumers. And to go back is, let's say, mission impossible, it's here to stay. And it took away probably 20% of the profitability of hotels globally. Booking è dappertutto in distribuzione, in copertura, in generazione di domanda e rimarrà, quindi non è qualcosa che sparirà, ma oggi porta via circa il 20% di profitto agli hotel. Okay, so that's on let's say on the distribution side. On the hotel IT side, we had a great presentation this morning and I saw the separation of the classical hotel, the semi-automated hotel, and the fully automated hotel. What I was thinking is, you know, what is this classic hotel? Is that still the old-fashioned hotel? But actually, what I think is that the self-check-in will be something normal in any hotel. Maybe you already mentioned it during the discussion before. I do not understand the Italian, but it will be a standard feature for all hotels, I think, whether it's a five-star luxury or a, let's say, a boutique hotel. So the big challenge, I think, for hotels will be to look at the chart with all the, how many technologies that we saw? Hundreds. The big challenge for hotels will be, you know, how to navigate in this technology and how to find solutions that fit your specific needs in a hotel. Quindi adesso sta trattando l'aspetto IT, quindi l'aspetto hardware e soprattutto software degli hotel facendo riferimento alla presentazione di stamattina e alle varie divisioni tra hotel, diciamo, classici, sebbene significhi poco effettivamente ormai, hotel automatizzati, hotel semi-automatizzati. E il consiglio che da lui è lo stesso in realtà che vi dava anche Jacopo e Andrea, è quello di implementare tecnologia sulla base delle vostre reali necessità. Quindi non deve essere qualcosa per essere percepiti come innovativi, a meno che quello non sia il vostro scopo,
e non deve neanche essere un'automatizzazione di qualcosa che non avete bisogno di automatizzare. And obviously a big challenge for hotels like Hotels in Sicily or in Italy in general. Let's say a majority of the hotels are independently owned. 95%. 95. So there's not a lot of assistance, support from brands. The hoteliers have to find out themselves which choices to make, which is quite a task, I would say, quite a challenge for these hotels. So that's also, I would say, a potential risk for hotels. So when I last went to Rome, I saw more and more brands coming to Rome. Mm-hmm. Is it correct? Yeah, we moved from 1,500 luxury rooms to 4,500 luxury rooms. All of these luxury rooms, they're branded. Yeah. Because these non-Italian brands. Non-Italian brands. Yeah. Because in many cases, these brands also come with their own tech stack. Yeah, sure. So they help the owners of the hotels basically bring those technologies into the industry. But again the let's say the independent hotelier, it's not easy to get into this. Questo credo che sia molto importante, soprattutto a voi che fate l'alberghiero, perché voi per lo più vi rapportate con la realtà italiana, ovviamente, ma che è una realtà unica. Non migliore, non peggiore, ma è unica, nel senso che è l'unico paese al mondo nel quale il 95% delle strutture alberghiere sono indipendenti. 95%. Noi non abbiamo un brand, non c'è. Non abbiamo un Marriott, non abbiamo un Hilton, non abbiamo neanche una Accor, in verità. Abbiamo dei microgruppi, quella, ma il 95% delle strutture sono indipendenti. Di questo 95%, il 50% ha meno di 40 camere. Quindi parliamo di micro realtà. E quel 5% di hotel di catena, brand questo significa, sono per lo più catene non italiane, ok? Quindi chi entra nel settore ospitalità italiano di norma entra in un settore indipendente che non ha il supporto tecnologico del brand, non ha il supporto anche di know-how e di competenze della catena, eccetera. Quindi è una sfida, da una parte è sicuramente figo. The cool thing about it is that you always sleep in different places, unique places, there's no standardization of quality. Dall'altra parte il problema è che lavoriamo veramente con delle micro realtà e molto spesso, ma è quello che è emerso anche oggi, siete lasciati a voi stessi quando si tratta di cambiare tecnologia perché non sapete neanche a chi chiedere. So, specifically for these independent hoteliers, I think, and if you make a comparison to Sicily, I think it's highly important that there is a good collaboration with the local tourism association, with the local hotel association, to, let's say, to bring knowledge to your destination and to collectively build know-how about technology, even if you are independent, so that you understand the risks and the bottlenecks in implementing technology. Because ultimately, hotels need to move to new technologies, new tech stacks. It's not a question whether you need to do it, just when you should do it. Let's say the self-check-in, for me, let's say I like hotels, I also like Airbnbs, but if I select an Airbnb, it's always with a self-check-in. But we are still in the hospitality business, huh? So we always like to talk to somebody if we arrive in a hotel. But even if it's a five-star hotel, if I'm in a hurry or whatsoever, I don't want to go to reception, but having the option to self-check in and talk to somebody of the hotel, that's a great concept. If you look at CitizenM, they implemented the kiosk system, but basically the core of their concept are the ambassadors. Yeah. And the ambassadors are the people working in the bar area of the CitizenM. Ragazzi, conoscete il brand CitizenM? Sapete di cosa parla o no? Nessuno di voi è mai stato in un CitizenM? I need to explain a little bit what CitizenM is. Okay. But go on. No, but it's maybe not important to explain CitizenM. Well, it is, but because I think it's very relevant. There is the first one in Italy now, in Rome. Rome, yes. So no, but the idea is to say, you know, let's use the benefits of technology to enable the guest to do the check-in themselves, either before arrival or during arrival, but themselves. And
have the staff that you still have available as hosts, they call them ambassadors, mm-hmm. they can spend some quality time with the guest, talking about a local experience or maybe having a drink at the bar, but not going through the process of spending 15 minutes doing a check-in, standing in line or whatsoever. So quello che sta dicendo Harry è sostanzialmente questo, non guardate la tecnologia come qualcosa di completamente alieno, distante, ma è qualcosa che migliora l'esperienza ed è qualcosa che comunque è qua per rimanere. E lui propone anche quello che uno dei partecipanti mi chiedeva anche prima mentre eravamo in pausa, di creare un gruppo, no? Una class action, mettiamola così, anche con le istituzioni, per fare in modo che qualcuno vi spieghi come implementare questa tecnologia. E fa l'esempio, che nel nostro settore è un po' un punto di riferimento, di CitizenM, che è la prima catena che non ha receptionist, ha ambasciatori. E vi dico una piccola storia personale. Io di norma, come io, Henry, Michael, Jacopo, anche Andrea, anche voi, viaggiamo tanto durante l'anno. Io di norma faccio 130 notti fuori casa ogni anno, okay? Quindi immaginate, di norma il mio soggiorno medio è una notte e mezzo, quindi faccio tipo 80 check-in ogni anno, e questa vita infermanale la faccio da 15 anni ormai, quindi fate i calcoli, non so quanti avrò fatto, migliaia di check-in. Non ne ho mai fatto uno buono. L'unico check-in buono l'ho fatto in CitizenM, perché non c'è check-in. Le persone non hanno neanche il bancone, sono gli ambassador, girano. Io arrivo lì, faccio il mio check-in al chiosco e il receptionist, sebbene si chiami ambassador, viene da me e mi chiede: io posso fare due cose per te, o ti faccio io il check-in o ci prendiamo una birra insieme. Secondo voi che cosa ho risposto? Qui, dopo la quarta birra che ci siamo fatti, quello era il suo lavoro, era bere coi clienti. Io al CitizenM ho speso un sacco di soldi al ristorante, un sacco di soldi al bar, perché è un'esperienza e fantastica, questo è il rapporto umano. A me non mi interessa che un essere umano inserisca i miei dati dentro un PMS, mi interessa farmi un drink con receptionist, okay? Questo è il twist. In CitizenM non esistono i banconi, quindi i receptionist, gli ambassador, girano e fanno questo. Questa è ospitalità, il resto è diciamo, come possiamo chiamare, back office, ipocrisia, hai detto? Razzia. Ah, burocrazia. No, but let's say, coming from the hospitality industry, being educated in the hospitality industry, we all think that if we go to a hotel, we want to be able to talk to somebody and to have a good conversation about a question, about a local experience. This is not going away. The staffless hotel or the completely automated hotel already existed 20 years ago in France, mm-hmm. with B&B hotels and Formula One hotels. It was completely automated. Mm-hmm. It's not new, huh? But let's say all the other hotels, they have the opportunity to put in place as much automation as possible, which serves the interest of the guest because it saves him time, it's a better guest experience. And at the same time, they have the capability to talk to people that deliver hospitality in the hotel. That's not going away, whether it's a five-star property or a small boutique property. Questo risponde in parte a quello che dicevi tu prima, cioè in verità che sia una stella o cinque stelle, lusso, eccetera, l'esperienza umana di connessione e conversazione con l'essere umano è qualcosa che intrinseca nell'ospitality, no? Quindi non andrà mai via. L'obiettivo è quello di fare in modo però che lasciamo fare agli esseri umani quello che gli esseri umani fanno meglio e lasciamo fare ai robot e alle macchine quello che i robot e le macchine fanno meglio. E quindi il trend è un po' questo, non è che lo diciamo noi perché abbiamo una preferenza, è semplicemente perché il trend è questo, mettere gli esseri umani laddove gli esseri umani danno un'esperienza umana, che non è nel transare carte di credito con qualcuno, prima parlavamo, qualche hotel ancora manualmente transare carte di credito, capite che quello non è il lavoro d'ospitality, ok? What is your own opinion, Simona, about this topic? I try to be like Marcus Aurelius and I don't have opinions. No, but you're right. To me it's all about giving a choice, mm-hmm. you know? And we were having this discussion before. Even the same guest, like when you travel, you're not the same traveler every time you travel. Mm-hmm.
there will be some things you do like and you dislike, but these things will change based on your mood, if you have to pee or not, if you're thirsty, if you're hungry, all of that changes. Mm-hmm. So we're not saying this is what hospitality is, or this is what guests want. This is a generalization, it doesn't make any sense to me. Generalizations are never good. We're saying we need to give guests a choice. And this is, to me, is the definition of luxury. Yep. The luxury of choosing. È quello che vi dicevo prima, non lo ritraduco, ma è quello che ci siamo detti prima. Does it make sense? Sure. So you wanted to talk also about AI, about blockchain, yeah, about virtual reality. Mm-hmm. I'm not sure whether whether the audience wants to learn about... So guys, you got up... Or want to have opinions about... Let's ask them. Okay. So let's start with the virtual reality. Ok, so ieri abbiamo visto con chi c'era qua ieri, abbiamo visto con Giulia la rappresentazione di un gemello digitale, no? Quindi la creazione di un ambiente virtuale di qualcosa che esiste nel mondo reale. Questo è comunemente, a mio avviso in maniera sbagliata, chiamato metaverso, no? Immagino abbia sentito parlare. In verità, just giving my two cents on the metaverse, per me... Metaverso non esiste, metaverso è internet, semplicemente. È un nome nuovo che abbiamo dato a internet, ma è soltanto una versione incarnata, se volete, più fisica, più immersiva di internet. Quindi chiamarlo metaverso. In più metaverso, il nome viene da un libro di fantascienza degli anni 90, dove c'era un mondo in collasso, i galoppini della droga, eccetera. Quindi non è che è proprio questa idea da unicorni e videogiochi che ci vuole vendere Zuckerberg. E questo lo dimostra anche il fatto che stanno nascendo molti nuovi device che si muovono verso quella direzione, dai visori a Apple Vision. Sapete cos'è Apple Vision? Chi di voi è Apple e chi di voi è Android? Chi di voi è iPhone? iPhone? Ok. Sì, si ipotizza che già dal 2027 Apple smetterà di produrre iPhone. Ragazzi, questo è finito, non c'è più niente da fare qua. E chiunque di voi ha Apple lo sa, le ultime 5 versioni sono tutte uguali. E quindi diciamo... I'm blasting Apple for a second. You're an Android guy or Apple no, guy? No, we were the two of us in Charlotte wearing that. I'm introducing that. Well, I can show you that. Quindi diciamo che noi ci stiamo muovendo verso quel tipo di esperienza, che è un'esperienza immersiva, da occhiale, da visore. E Apple ha proprio sviluppato anche un sistema operativo per un sistema di visore, di realtà loro la chiamano spatial computing, ma in verità si parla sempre di metaverso. Ma lo vedete, tutte le aziende lo stanno facendo, Meta con gli occhiali Ray-Ban, Apple con i Vision Pro, Facebook con Quest 2, 3, adesso anche con Orion, i nuovi occhiali, eccetera. Quindi è sensato pensare che per mio figlio che ha 4 anni, questo sarà quello che per voi è il telefono con la rotella. Ok? So why don't you look up the photo, okay? I'm what, yeah. It's a nice photo. So, and then I give you my take, which is quite short at the moment. And I would say that virtual reality has been a big hype. What was it? 2 years ago? Yeah, 3 maybe. 3 years ago? I would say at this moment, virtual reality is not on the to-do list of the hotel at the moment, I would say. Because the platforms are not ready yet, and the whole conversation about virtual reality has been taken over by AI. Everybody is talking about AI and implementing AI. Virtual reality, you may correct me, Simone, Michael will, I think. But virtual reality is pretty much on the back burner right now for hotels. That's my opinion. But yeah, I do agree with you. I think, okay, this is me with a flamingo. Maybe it's not important. But quando pensiamo al metaverso, di solito pensiamo alla realtà virtuale, che è una parte del metaverso. In verità, realtà aumentata, realtà mista, è tutto questo è metaverso, ok? Quindi sicuramente la realtà virtuale è qualcosa che nell'hospitality non è così importante oggi, soprattutto perché i sistemi sono tanti, sono scollegati, eccetera.
Ma i vecchietti che stanno qua, che siamo pochi in verità, si ricorderanno una cosa. Cioè, come si chiama la scuola, l'istituto? Il Damiani? Allora, ragazzi del Damiani, che browser utilizzate voi quando andate su internet? Safari, Chrome, immagino. Due, ok? How many browsers we used in the 90s? How many browsers do we have? Like 100? How many different browsers? Yeah. Sure. Like the Netscape years. All'inizio di internet, ogni browser supportava una certa tecnologia. Ve la semplifico proprio. Chi di noi ha fatto i siti negli anni 90 se lo ricorda? Noi dovevamo fare dei siti che erano ottimizzati per Netscape. Cioè, vi dico proprio una cosa da dinosauri. O ottimizzati per dopo Explorer. Quindi c'erano tante tecnologie diverse che poi con gli anni abbiamo standardizzato con l'HTML. È la stessa cosa con le realtà virtuali oggi. Avete visto il progetto di Giulia ieri, era un progetto su un metaverso, ma a oggi ne esistono 600. There are 600 different metaverses now. 600. E che significa? Che se io vado a creare, per esempio, il progetto di Marzano nel metaverso, potrei non essere in grado di spostare quel progetto su un altro metaverso qualora quel metaverso non funzionasse. È chiaro il ragionamento? Quindi questa è una delle limitazioni dalla parte di realtà virtuale. But should authorities now be concerned or be should they be actively involved today in the metaverse? I would say no. Big time on the understanding of what the metaverse is. Of course. So I always say you don't need to develop anything for now. It's more on the industrial side. Mm-hmm. But you need to understand what the metaverse will be. Of course. And to me it goes through the devices. And when you start seeing every single company, tech company out there coming up with a device that is not a phone, you understand where we're going. Ecco perché dico, non c'è bisogno tanto di crederci in metaverso, basta vedere dove vanno le aziende. Quando le aziende dicono, quando Apple dice, io nel 2027 questo non lo produco più, e produce qualcos'altro. E questo qualcos'altro è in tre dimensioni, è immersivo. Questo è metaverso. Mm-hmm. Per inciso, io e Henry, I'm telling the story of Polybius, in tempi non sospetti, che ormai saranno 3-4 anni fa, abbiamo creato il primo evento al mondo di travel hospitality nel metaverso. Quindi sono state 20 hours, I think. I started like 20 ore, sono stato 20 ore con visore, con mia mamma che mi imboccava, cioè, okay. E abbiamo avuto tipo una cinquantina di speaker all'interno del metaverso. E vi assicuro che è stato molto complesso, perché la tecnologia non è ancora pronta, ok? Ma è sicuramente una declinazione interessante per quello che sarà l'internet di domani. But that was fun, no? Did you mention the session that we did in Rome? The virtual session? Yeah, l'abbiamo fatto sulla... se siete mai stati a Roma, l'abbiamo fatto sulla versione metaversica del Piazza di Spagna, quindi sulla scalinata, che abbiamo affittato da una tecnocasa del metaverso. Quindi ci sono delle aziende che acquistano degli spazi sul metaverso e poi o le vendono o le affittano. Quindi in questo caso abbiamo pagato una cifra folle per fare questo evento, ma abbiamo affittato la Roma nel metaverso. Ok, but let's go back to the actual hotels that exist here in Sicily or in Italy. Let's say that the recommendation would be to understand and to learn and to read about the metaverse, but let's say the actual implementation of applications of the metaverse for hotels, I see it a little bit far away. Yeah. We agree. Yeah, okay. We do agree. We do agree, like, I would say that we need to come up with an iPhone for that. Mm. We don't have an iPhone for that, you know? You got different metaverses, you got different devices. Mm. You don't have one device that will rule it all, to quote Tolkien, okay? Once you have that, you got the metaverse. Sure. And to me, it will not be the big VR glasses. It will be something like probably this Orion, more like I don't know if you agree. We will talk about that. But it will. Quando noi riusciremo a entrare nel metaverso da questi, non avremo più bisogno dei telefoni, ok? E ci siamo vicini. Cioè, se qualcuno di voi ha mai provato tipo un paio di Ray-Ban Story, sapete che comunque già tipo potete fare video, potete telefonare, potete fare foto, eccetera. E ci aggiungete un livello di realtà aumentata, un livello di realtà virtuale e il telefono è morto. Questo significa che tutti i siti web che noi abbiamo creato per i mobile vanno ricreati dentro un'esperienza diversa. Ok, so let's switch to another topic. Ragazzi, io credo che la domanda un po' tutti anche mi hanno fatto è legata all'intelligenza artificiale, quindi se per voi va bene vi chiederei qual è il suo
la sua idea di come l'intelligenza artificiale cambia, se cambierà e come cambierà l'ospedale. Okay? So I would say it's AI. We need to talk a little about AI, right? Sure. So, first of all, AI is nothing new. Capite che l'AI non è niente di nuovo. Il concetto, almeno dal punto di vista accademico, di intelligenza artificiale esiste dagli anni 50 del secolo scorso. Okay? Ecco perché io dico sempre che l'AI non è una rivoluzione, è un'evoluzione. E la maggior parte dei futurologi già 40-50 anni fa sapevano esattamente dove saremmo arrivati adesso. Anzi, la maggior parte di loro pensava ci saremmo arrivati un po' più avanti. So I'm saying the AI is nothing new. You know, the academically, it's been around since the 50s. And that is why I never use... But the technology is becoming available now through applications like OpenAI ChatGPT. Here you are. With APIs, so by using the APIs of ChatGPT, you can easily implement these technologies in any existing applications today. So I think it's truly a game changer. You mentioned earlier today the different application areas today with the guest reviews, with translations, with storytelling. These are all areas where you can use AI today. So it's not rocket science. It's I think it's $20 a month to have a subscription on AI. It delivers amazing results. Facciamo un passo indietro. Chi di voi utilizza ChatGPT? Non ci credo che nessuno di voi la utilizza là dietro. Cioè. Ok. Se ci pensate, quello che è cambiato non è tanto l'intelligenza artificiale in sé, è il fatto che oggi è democratica. Quindi oggi c'ho mio padre, che è un boomer maledetto, che quando ha bisogno di avere un'informazione non va più su Google, va su ChatGPT. Okay. Quindi diciamo che quello che è cambiato è un po' la democratizzazione dell'intelligenza artificiale. Let's say the success of the technology is driven by the adoption, by the use of the platform. So VR was a big hype, but there was no adoption by the industry. AI, in contrast, I think OpenAI has had, they currently have something like 120 million people using OpenAI on a paid subscription level. It was the fastest growing app in the history of apps. Exactly. So there is adoption. So there is a true use case for hotels today. In any case, so I would say AI is absolutely something where you would spend some time in it to understand AI and to try using it as a hotelier if you do not understand it yet. Mm-hmm. But try to use it to start translating, creating stories about your hotel. So that's definitely an area where hoteliers should spend some time. Quindi diciamo che l'intelligenza artificiale è, a differenza del metaverso, che ha delle applicazioni sicuramente reali, ma che sono un pochino più distanti nel tempo, l'intelligenza artificiale è qualcosa che può essere utilizzata già adesso. Vi dico, faccio una piccola deviazione per dirvi, io ho scritto un libro su questo argomento che non è che sia proprio il più roseo, perché io dico che per mio figlio, poraccio che lo uso, I'm just telling the story of where I see artificial intelligence going, così vi rovino il pranzo, però per mio figlio il lavoro sarà opzionale, cioè non credo che la generazione di mio figlio avrà la possibilità di lavorare, io credo che stiamo andando verso un mondo che è inoccupabile, se non per pochissime eccezioni. E vi lascio un po' con questa idea, pensate a un lavoro che secondo voi non può essere automatizzato, non c'è, non esiste, io sono anni che mi pongo questa domanda, non riesco ad avere una risposta. E ecco perché torna l'importanza delle relazioni umane, perché quelle in verità in parte non possono essere sostituite, anche se adesso si comincia a parlare seriamente se dare la possibilità in Giappone di sposarsi con l'intelligenza artificiale. So I'm just saying, you know, this is going to change the way travel will be, but also it will change the role of us as a species, as workers. Yes, and what I would like to add to that is also it also changes our way of searching on the internet. That's very important. Yeah. Google recently communicated that about 20% of search volume went away from Google to other platforms.
That's 20%. That's huge. And the next, let's say the next iteration of ChatGPT, which is what they call, they have announced it, is called SearchGPT. And that by itself, Simone, it adds another challenge, I think, for the hotel industry, and it's all about content. Big time. So Google worked with Google Advertising, and the way you are indexed on Google is very important for every hotel. So if content, if the way you publish content, the way you distribute content in the future with SearchGPT, with the AI-driven search, that let me give you a statistic. It will be a game changer for by next year. Mm-hmm. It's they think that by next year, 90% of the content on the web will be AI generated. Entro l'anno prossimo, il 90% del web sarà generato da AI. Capite, insomma, che cosa significa in termini di cambiamento. E quello che Henry sottolinea, che vi dico, secondo me invece è proprio la cosa che dovete capire adesso, perché avrà un impatto enorme in quello che voi farete, è: sapete cos'è la SEO? Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di SEO? Search Engine Ottimizzazione per i motori di ricerca? Qualcuno di voi ha un hotel o un ristorante, no? Avrete un sito, quindi avrete qualcuno che vi fa la SEO, e poi noi per 30 anni l'abbiamo fatta alla stessa maniera. Questo in verità cambierà completamente l'approccio, quindi sia come noi creiamo i contenuti, ma anche come i motori di ricerca visualizzano e propongono i contenuti. Ok? Magari vi faccio fare. While you talk, I can show like a perplexity search, so it will be easier for them. Okay? In the meantime, this is me, Henry, in North Carolina. We were able to try this. Quindi questo sarà il nuovo iPhone, ragazzi. Vision Pro, se non l'avete mai visto, andate a vedere la presentazione, una figata spaventosa. Non molto accessibile ancora, it was like $4,000, like that? Yeah, $4,000. Al momento è da $4,000, quindi diciamo, sicuramente ci vuole una versione un pochino più leggera, ma è molto molto interessante, ok? So, Simone, if you talk about hotels, and hoteliers, what should they know today about developing content for the future? This. I mean, you say 90% will be AI generated. What? Let's say let's build together a top three number of let's say a list of items that hoteliers could start doing today, in order to be ready for a not too distant future. I would say that this is the most important thing. So, how search is going to change? Because this is going to change next year in Europe. And this is very important. Oggi, se io devo creare, organizzare un viaggio a Marsala, faccio questo. Voglio fare un viaggio a Marsala per 3 giorni. Cosa fa Google? Capisce la mia domanda e mi darà una serie di link che riportano a cose interessanti riguardo la mia ricerca, no? Quindi vedete per esempio TripAdvisor, itinerari del gusto di Trapani, che immagino sia un sito di destinazione forse, cosa vedere in provincia di Trapani in 3 giorni, eccetera. Ok? Come posso continuare poi? Devo entrare dentro, andare ad aprire il sito uno per uno, trovare le informazioni e poi prenotare. Il modo in cui noi facciamo in modo che questi siti vengano visti da Google è appunto l'ottimizzazione dei motori di ricerca. La questione è che Google non funzionerà più così. Funzionerà così. Quindi quando vado a chiedere a Google, voglio fare un viaggio di 3 giorni a Marsala, cosa mi consigli? Vedrete che Google non mi dà più una serie di link, mi dà lui la risposta. Questo già esiste, questo è un altro, non so se lo conoscete, è un motore di ricerca, si chiama Perplexity, okay? che secondo me sta anni luce avanti a Google. Ma Google sarà così l'anno prossimo, è già così negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che tutto il lavoro che voi avete fatto per fare in modo di essere visibili sparirà, perché questo è un'intelligenza artificiale generativa, un modello linguistico, che parla direttamente all'interno del motore di ricerca. This is, I think, is the first thing they need to understand. Because this is like real application is...
they could lose a lot of traffic overnight. Quello che abbiamo visto, per esempio, negli Stati Uniti, il momento in cui Google ha introdotto questo, la maggior parte degli hotel hanno perso il 70% di traffico, che ha cannibalizzato Booking, perché ha cominciato prima. Quindi questo va capito. I would say that this is the first thing they need to understand. And it's to your reaction. La vostra reazione dice tutto, è figo, perché io non devo più andare a cercarmi le cose. È lui che me le dice. Addirittura man mano che io insegno al modello che cosa mi interessa, lui sarà sempre più preciso. Sotto questo punto di vista non è più ricerca, ma è predizione. Ok, so, but where is Perplexity getting its content from? That's the big question. So then the question is for hotels, you know, I have stories to tell, but where do I put this data? Yeah. How can I make sure that the LLM of Perplexity does the index of my contacts? Yeah. And questo è il problema centrale, ovvero se per anni noi abbiamo insegnato ai motori di ricerca a trovare i nostri siti web perché Google ci dava degli indicatori chiari che noi seguivamo, in questo caso sarà molto più complesso, perché al momento, e questo lo dice anche Altman, che è il CEO di OpenAI, che è l'azienda che dà ChatGPT, Altman non sa esattamente perché ChatGPT fa delle cose. Ragazzi, noi siamo in un punto, non voglio entrare nella parte distopica, ma noi siamo arrivati a un punto in cui Strawberry, O1, che è il nuovo modello di ChatGPT, ha superato la media del quoziente intellettivo umano. Quindi noi di media abbiamo un quoziente intellettivo di 100, O1, che è l'ultima versione di ChatGPT, ce l'ha di 120. Quindi se continua così, potremo raggiungere un momento in cui creiamo una superintelligenza in 3 anni. Il che significa che nel 2027 ne potremmo essere non più al top della catena alimentare intellettuale. Diventeremo stupidi, sostanzialmente, perché avremo un'intelligenza aliena miliardi di volte più intelligente di noi. Che lo sapevamo, è già negli anni 90, però pensavamo sarebbe successo un po' più tardi. Quindi adesso utilizziamo le AI per automatizzare, poi sarà le AI che utilizzeranno noi. I'm saying, you know, when we reach the super intelligent, now we use AI to automatize boring tasks, then the AI overlord will use us. Of course. For the boring tasks. Quindi ragazzi, divertitevi questi ultimi 3 anni che è finita. Non si sente? Vieni, via qua, Vittoria, no? Vieni qui. Michael, we're a little late, but you're used to it now. In inglese, italiano? In inglese. Quindi la mia domanda è: qual è l'algoritmo nella intelligenza artificiale? Per esempio, se io voglio mettere, raccontami o fammi sapere alberghi a Marsala, giustamente lui, l'applicazione non mi dà tutti alberghi, ma qual è l'algoritmo di darmi, per esempio, non so, villa favorita invece non darmi altro? Non si sa. Nobody knows? Exactly. That's the problem. We don't know. Oh, really? What you need to understand is that we don't understand artificial intelligence. That's the problem. We don't know. But se voglio mettermi comunque il mio albergo, che sarà, cioè che spunta su... L'idea è, in linea di massima, lui prende degli indicatori. Questi indicatori sono utilizzati per addestrare il modello, no? Tant'è che tu, quando fai questa ricerca, vedrai che ti dice, guarda, il primo giorno vattene al centro storico, no? Sì. E mi dice, viso al Duomo di Santo... Questo qua, eh? Questo qua davanti al Duomo? Sì, sì, sì. Ok. Vedrai che poi ci sono dei piccoli numeretti. Questi numeretti sono le fonti dalle quali lui ha imparato queste informazioni. Okay. Ora, la questione è, perché questo sistema sceglie una fonte rispetto a un'altra? Questo non è del tutto chiaro, perché l'intelligenza artificiale viene dal greco, significa artificio, un fatto dall'uomo. Infatti, secondo me è sbagliato, perché questa è intelligenza aliena, perché comincia a prendere delle scelte che sono fuori dal modo in cui sono state create. Quindi possiamo sapere di base che un certo sito dà delle indicazioni più precise, quindi viene preso in considerazione, ma non possiamo sapere in maniera scientifica, come facevamo con Google, per esempio, perché ha fatto una scelta rispetto a un'altra. Okay? E questo sarà il grosso problema. Quindi noi non sappiamo esattamente come sarà il web, perché non sappiamo più esattamente
come funziona il web, perché non l'abbiamo più fatto noi, lo fa lei. Ed è chiaro, il 90% dello sviluppo oggi è intelligenza artificiale, eh? Lo sviluppatore è un lavoro finito. Nel senso, perché ci sono, sorry, I'm just replying to this. Ci sono dei sistemi, per esempio, che con una camera leggono le tue microespressioni facciali, quindi ti danno delle risposte diverse a seconda anche delle tue microespressioni. Beh, ragazzi, stiamo in piano Terminator, io penso che a voi non vi sia chiaro, eh. Ma è, questa è un po' la situazione. Una domanda, volevo parlare un po' di Google. Mm-hmm. Adesso Google è un nuovo modo di fare la comunità, per Google Performance Max, che si va ad attivare le già passare a questo strumento, dare una mano in questo senso, oppure non si sa, oppure non ha nessuno. So the question is about Performance Max and if Google Performance Max can be used with these systems, okay? There are two different things though. L'advertising su Google funziona così, è sempre funzionato sui click. Quindi se io facciamo così, no? Let's make an example, right? So it's all click-based. Vedete, scriviamo proprio miglior hotel a Marzala, vediamo che esce fuori. Qual è il primo risultato? Questo boutiquehotel.me. Ok. Perché secondo voi quello è il primo risultato? Chi lo dice? Perché qualcuno paga. Vedi, è un risultato sponsorizzato. Quando paga, secondo te? Quando? Quindi devo cliccare. E perché clicco? Ok. Proviamo da quest'altra parte, come funzionerà Google l'anno prossimo. E rispondo a te, te la prendo larga. Ma... io qua cerco miglior hotel a Marzala. Lui non mi dà una serie di risultati, lui mi dà una risposta. Dice guarda che Marzala è bella, eccetera, eccetera, questi sono. Io l'informazione ce l'ho già senza cliccare. Quindi prima noi avevamo un sistema di pubblicità basato sui click. Se io non clicco più, questo modello di pubblicità decade. Infatti si parla, ma questo è un tecnicismo, di CPM. Si torna a parlare non più di advertising basato su click, ma advertising basato sulle impressioni. What we published the other day, okay? Because basically we're moving from a web that is click-based to a web that is impression-based. And this changes completely the dynamics of advertisement and of search. Questo lo dovete sapere ieri, perché vi ripeto, il momento in cui Google introduce questo, tutto il vostro traffico crolla, se non avete fatto un buon lavoro. The hotels will continue to pay, eh? Ah no, sempre. Always. Nothing will change. Oh, always. that's the constant. That's the constant. Dobbiamo chiudere, Giulio, abbiamo qualche minuto ancora. Ma lui già è molto politically correct, già ti ha detto, non ti dico il migliore, te ne do un po'. Però ti risponde lui. Henry, last question. So, again, you've been around many times. You have the privilege to talk with a lot of smart people, except for me and Michael. We are the two, we are the exceptions. And so I think your advantage is that you're always at least a couple of years ahead in terms of vision, okay? Especially for the kids now. What would be the suggestion you give to them? Well, I would say, I come back to what I said earlier, you know, if you look at these developments happening, you know, this will be a new revolution for the industry. And if you have a sense of hospitality, you can build a career as well in technology and combine it with your sense of hospitality. And there will be a bright future ahead for them, I think. And you are an example. Many people are an example of this. So I would grab that opportunity if I would be...
a couple of years younger. Quindi, ragazzi, concentratevi sulla tecnologia. Yeah, and I would like to thank Giorgio. Dr. Giorgio Tajani for the invitation and thanks for your hospitality in Marsala. I really appreciate it. Thank you. Because again, we can say that artificial intelligence will take a lot of jobs, but there will be one job that will never be replaced, and that's wine drinking. Quello intelligenza artificiale non lo farà, almeno nella corta distanza. Thank you so much.